Ultimo giorno di Sicilia, io sono contento di tornare a casa. Non perché la Sicilia non sia bella, bellissima. Non perché la vacanza non sia andata bene, benissimo. Però il Brianzolo c'ha la malinconia di casa sua. O forse tutti hanno malinconia di casa loro. Però come fai dopo 15-16 giorni non vedi più il verde delle montagne? Va che bello, va che è tutto bello verde perché piove, Perché arriva il ciclone Lucifero a rompere le balle. Ma dopo arriva bel temporalino, tempo qualche giorno, bel pulito. L'erba verde, le piante, le montagne, le prealpi lombarde e, o no, dopo ti manca il bar che vai dentro, un bianchino, lo sbagliatino, la birretta. Uè, allora, tutto a posto? Sì, senchine, te, stasinando, No, sono stato qui, ho sistemato un po' di cose, via, no. Pure trovi quello che dice, no, sono già in Puglia, no, bello, ne, te, però dopo un po', basta, dopo sei spiaggia, dopo cosa che fai? Un giorno, due, tre, dopo, che il Brianzolo dice sempre bello, bello ma fino a un certo punto, hai capito? Bello però poi hai rotto i coglioni e vuoi tornare a casa tua, si inizia a lavorare, il tran tran, perché ricordiamoci che la vacanza ha rotto il ritmo, il Brianzolo ci voglia fare andare, ma tornare a essere operativo, poi la domenica mattina attacca la passeggiatina su in montagna, le nostre belle abitudini, dopo adesso arriva l'autunno, ci prepariamo alle feste di paese, la polenta di chi, la polenta della be. Quindi è giusto viaggiare, possiamo e dobbiamo aprirci ad altre culture e osservare diversi modi di vivere, ma alla fine le nostre radici sono molto più profonde di quello che pensiamo.